Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula virtuale di Lingua Italiana. Il tema di oggi è i giovani e le reti sociali. Draghi učenici, draghe učenice, dobrodošli u virtualnu učionicu talijanskog jezika. Tema današnje lekcije je mladi i društvene mreže. A nakon današnje lekcije moći ćete razumjeti kratke i jednostavne tekstove na temu društvenih mreža, odgovarati na pitanja vezana za vlastiti odnos prema društvenim mrežama, te koristiti riječi i izraze vezane za društvene mreže. Per la lezione di oggi vi serviranno il quaderno o un foglio di carta, una matita o una penna e la connessione internet. Vi ricordo che potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Siete pronti? Iniziamo? Vi faccio una domanda. Ma voi ragazzi, quanto siete social? Siete dipendenti dalle reti sociali? Rispondete alle domande del quiz per scoprire quale tipo di utente social siete. Riješite kviz i saznajte u kojoj ste mjeri ovisni o društvenim mrežama i kojoj tipologiji korisnika društvenih mreža pripadate. Iniziamo? La mattina, quando ti alzi, A. Prendi subito in mano il cellulare, leggi i messaggi e controlli i social. B. Fai colazione, ti vesti e ti prepari e poi leggi i messaggi e controlli i social. C. Non usi il cellulare. Quando vai al ristorante, scatti una foto al tuo piatto? A. Assolutamente sì, e la pubblico subito sui social. B. A volte, quando l'impiattamento mi lascia a bocca aperta. C. No, mangio e basta. Quando esci con gli amici sei sempre pronto per un selfie di gruppo? A. Ovviamente, ogni occasione è buona. B. Non sempre, solo se sono persone che non vedo tutti i giorni. C. Non vado pazzo per i selfie. Quante reti sociali utilizzi regolarmente? A. Tutte. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Non ne perdo una. B. Molte, ma non sono molto presente sui social. C. Solo un paio e le uso per comunicare con i miei amici. Quando vai in vacanza, posti le foto sui social? A. Ovviamente, tutti devono invidiarmi. B. Sì, mi piace scattare fotografie, ma pubblico solo le foto più belle quando torno a casa. C. No, magari una, se è proprio molto bella. Sei in macchina e alla radio senti una canzone che adori. Cosa fai? A. Subito storia su Instagram di me che canto e ballo. B. Mando agli amici un video di me che canto e ballo nella nostra chat privata. C. Canto, ballo e mi godo il momento. Niente social. Ora verificate che tipo di utente social siete. Ascoltate la descrizione dei profili e completate il testo con le parole che mancano. Poslušajte opise različitih profila korisnika društvenih mreža i dopunite tekst riječima koje nedostaju. Se hai risposto prevalentemente a,
Sei un tipo molto social. Sei sempre connesso e devi condividere tutto con i tuoi seguaci. Ogni occasione è buona per postare un video o una foto su Instagram. Il tuo motto è: se non lo pubblichi, non è mai successo. Se hai risposto prevalentemente B, sei abbastanza social, il giusto. Vuoi tenerti in contatto con i tuoi amici e vuoi stare al passo con i tempi. Ti piace pubblicare ogni tanto qualche foto, lasciare qualche commento, ma senza esagerare. Il tuo motto è vita reale, passatempo virtuale. Se hai risposto prevalentemente sì, non sei affatto social. Non ti importa assolutamente nulla di condividere quello che fai con il mondo virtuale. Se usi le reti sociali, lo fai solo per comunicare con gli amici che non vedi spesso. Il tuo motto è: c'è vita anche fuori da internet. Ora controlliamo insieme le soluzioni dell'esercizio. Ascoltate ancora una volta le descrizioni dei tre profili e verificate le vostre risposte. Poslušajte još jednom opise i provjerite rješenja zadatka. Se hai risposto prevalentemente A, sei un tipo molto social. Sei sempre connesso e devi condividere tutto con i tuoi seguaci. Ogni occasione è buona per postare un video o una foto su Instagram. Il tuo motto è: se non lo pubblichi, non è mai successo. Se hai risposto prevalentemente B, sei abbastanza social. Il giusto. Vuoi tenerti in contatto con i tuoi amici e vuoi stare al passo con i tempi. Ti piace pubblicare ogni tanto qualche foto, lasciare qualche commento, ma senza esagerare. Il tuo motto è vita reale, passatempo virtuale. Se hai risposto prevalentemente C, non sei affatto social. Non ti importa assolutamente nulla di condividere quello che fai con il mondo virtuale. Se usi le reti sociali, lo fai solo per comunicare con gli amici che non vedi spesso. Il tuo motto è: c'è vita anche fuori da internet. Ora risolvete il prossimo esercizio. Per risolverlo, scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Nell'esercizio dovete abbinare le espressioni alle immagini corrispondenti. Scannirajte QR kod ili putem poveznice otvorite zadatak u kojemu se od vas traži da fotografijama pridružite odgovarajuće izraze. Continuiamo con la lezione. Stefania vuole creare un profilo su Instagram, ma non sa come fare e chiede aiuto alla sua amica Sara. Guardate il video e leggete i messaggi che le ragazze si scambiano. Stefania želi izraditi profil na Instagramu, ali ne zna što točno treba učiniti. Pogledajte video i pročitajte poruke koje razmjenjuje sa svojom prijateljicom Sarom. Thank you.
Ora risolvete il prossimo esercizio. Abbinate ai verbi elencati a sinistra le espressioni corrispondenti. Cosa possiamo scaricare e cosa invece possiamo condividere? A sada glagolima iz lijevog stupca pridružite odgovarajuće izraze iz desnog stupca. Controlliamo insieme le soluzioni dell'esercizio. A sada ćemo zajedno provjeriti rješenja. Per pubblicare qualcosa su Instagram dobbiamo caricare una foto dalla galleria delle immagini. Su Instagram possiamo condividere storie. Per creare un profilo dobbiamo inserire l'indirizzo email, il nome utente e la password. Se vogliamo, possiamo applicare filtri ed effetti alle foto che vogliamo pubblicare. Per creare un profilo dobbiamo prima scaricare l'app di Instagram. Per creare un profilo dobbiamo poi cliccare su Iscriviti. Se vogliamo, possiamo taggare un amico o un'amica sulla foto. E su Instagram possiamo aggiungere un'immagine del profilo. Ora risolvete il prossimo esercizio. Per risolverlo, scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Nell'esercizio dovete abbinare i commenti ai post che i ragazzi hanno pubblicato su Instagram. Skenirajte QR kod ili putem poveznice otvorite zadatak u kojemu se od vas traži da Instagram objavama pridružite odgovarajuće komentare. Ecco ragazzi, abbiamo quasi finito, ma prima di salutarvi vi invito a fare un'autovalutazione delle vostre competenze legate ai contenuti della lezione. Bližimo se kraju, pa vas pozivam da procijenite u kojoj ste mjeri ostvarili ciljeve današnje lekcije. Dopo la lezione di oggi, potete comprendere testi brevi e semplici che trattano temi legati alle reti sociali. Potete descrivere che tipo di utente social siete? Potete usare correttamente le parole e le espressioni tipiche del linguaggio dei social? Ecco ragazzi, la lezione finisce qui e io vi mando un caloroso saluto. Alla prossima ragazzi!